Proseguono gli appuntamenti di sensibilizzazione della popolazione nell'ambito della rassegna 365 giorni no alla violenza sulle donne, che ha preso il via l'8 novembre e proseguirà fino a marzo su iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali e per la famiglia guidato da Adelchi Sulpizio. Stamani all'auditorium Flaiano gli studenti del liceo scientifico hanno ascoltato e incontrato il presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano. Ragazzi online e violenza di genere, quali implicazioni penali? Questo è il tema di estrema attualità al centro della giornata odierna a Pescara. I social e la necessità di una supervisione da parte dei genitori, l'inasprimento delle pene per i minorenni che hanno commesso reati ma con la ferma volontà di recupero degli stessi, ancora le leggi da rispettare. Ad ampio raggio la presidente Angrisano ha parlato agli studenti del Galilei quanto all'incremento dei reati minorili in Abruzzo e in tendenza con la situazione nazionale. Purtroppo sì, in tendenza, anzi diciamo che abbiamo dato prova di problematiche specifiche, ma sono le stesse di tutto il territorio nazionale. Qualcosa non funziona nella trasmissione culturale, nel mondo nel quale questi ragazzi si muovono. Presidente, cosa dirà a questi ragazzi? Ma io partirò da un mondo che per fortuna non c'è o non ci dovrebbe essere più, da una poesia di Lee Master che racconta come nel 1915, e quando lui scrive l'antologia, il mondo fosse diverso e una donna che soffriva una situazione di violenza domestica veniva sconsigliata dal divorziare o dall'allontanarsi dal violento perché il giudice a cui si rivolge, il prete a cui si rivolge, le dicono che il matrimonio è sacro, e poi lei riflette dalla sua tomba sul male fatto ai figli. Tornando al comportamento dei minori, al rispetto delle regole e delle leggi. L'adolescenza ci rende sfidanti, eroici, ci fa pensare di essere più capaci degli altri ed è giusto che sia così, devono crescere e differenziarsi, però forse una consapevolezza dei rischi bisogna iniziare a dargliela. Un'iniziativa, quella di oggi, a cui tengo tanto, afferma l'assessore comunale Adelchi Sulpizio. Abbiamo 490 ragazzi qui al Flaiano a parlare di violenza sulle donne. E perché è importante? Perché è un'attività di formazione, verrà coinvolta il presidente del Tribunale dei minorenni che verrà a spiegare ai ragazzi quella che è la responsabilità penale, dicendo attenzione, che anche se siete minorenni siete responsabili, e quindi verrà dato dei dati concreti, un'attività molto importante. Una lezione decisamente particolare, dice il dirigente scolastico del liceo Galilei, Carlo Cappello. Oggi i ragazzi saranno formati per quanto riguarda l'aspetto della prevenzione a situazioni di violenza di genere, ma in generale parleremo di rispetto della persona, di dignità, parleremo di cosa significa vivere assieme all'altro. È chiaramente il compito primario della scuola.